Ragazzi e ragazze, buonasera. Siamo nella mia cucina e ho deciso di preparare delle buonissime verdure grigliate. Sì, perché dovete sapere che la mia alimentazione era davvero sballata. Mangiavo tutte le schifezze possibili e immaginabili. Così mi sono detta: devi assolutamente rieducare la tua alimentazione, perché se dai educazione alla tua alimentazione, vivi meglio e riesci anche a eliminare qualche chiletto di meno. Ora laviamo le nostre verdure, farò delle zucchine, dei peperoni e delle melanzane grigliate. Iniziamo su. Prima di tutto laviamo le nostre verdure accuratamente. Aver lavato accuratamente le nostre verdure, puliamole dalle parti che non ci occorrono. Il nostro peperone giallo. Lo apriamo ed eliminiamo tutta la parte interna. Ora lo laviamo anche all'interno accuratamente sotto l'acqua corrente. Ora iniziamo a tagliare le nostre melanzane abbastanza sottili e per ogni strato metteremo su una spolverata di sale. Ecco qui il nostro sale. Continueremo così il nostro lavoro fino a quando le nostre verdure saranno terminate. Per quanto riguarda i peperoni non li vado a mettere sotto salamoia. La stessa cosa faccio per le zucchine. Un piccolo pizzico di sale e facciamo riposare le nostre verdure in salamoia per una mezz'oretta fino a quando non avranno eliminato tutto il loro liquido in eccesso. Io le adoro le verdure grigliate, vi dico la verità. A volte non vengono fatte per pigrizia perché preferiamo dei pranzi e delle cene più sbrigative, però dovremmo trovare anche il tempo per pensare a noi e pensare a una cucina più salutare, fatta di tanta frutta e tanti ortaggi. Le nostre verdure hanno riposato. Ora prendiamo la nostra griglia, la facciamo riscaldare. Ok, e appena sarà abbastanza calda,
calda, metteremo su le nostre verdure grigliate. Ora io ne approfitto per mettere su le polpette ai miei bambini perché loro stasera mangeranno le polpette in umido. Cipolla, un po' di aglio, faccio soffriggere per qualche minuto. Io l'impasto lo avevo già preparato ieri sera perché tra il lavoro e tutte le attività varie dei bambini, il tempo non basta mai. Appena l'aglio e la cipolla saranno dorati, aggiungo un po' di pomodoro e dopodiché inizio a fare delle palline con il mio impasto, che eccolo qua. Però ritorniamo a noi. Noi stavamo facendo le nostre verdure grigliate. Sono quasi pronte. Ok, i nostri odori sono abbastanza dorati, ora metto il pomodoro. Vi chiedo scusa, io quando cucino mi piace tanto cantare. Nel frattempo che il pomodoro prende bollore, io mi preparo qualche pallina. Non so voi, ma a me piace tanto cantare e quando cucino ne approfitto. La nostra padella è quasi pronta. Come mai i tuoi occhi ora stanno piangendo? Dimmi che era un sogno, ci stiamo svegliando. Dammi solo un minuto. Un soffio di fiato, un attimo ancora. Laviamo le mani e no la nostra padella la sento abbastanza calda. Ecco le nostre verdurine, le melanzane. Ecco qui le nostre verdurine si stanno grigliando. Penso che le nostre verdure siano quasi pronte per essere girate. Wow! Che bellissimo effetto di verdure alla griglia. Devo dire che questa padella mi soddisfa tantissimo, mi fa pensare a delle buonissime verdure grigliate sul barbecue. Ok. Ogni
ogni tanto fanno i capricci, si attaccano. Ecco qua, davvero un bellissimo aspetto. Che ne pensate? E così saranno le nostre zucchine e i nostri peperoni grigliati. Il nostro sughetto bolle e ora mi vado a immergere le polpettine per i miei bambini. Si rompe tutto. Speriamo che questa cena stasera sia apprezzata dai miei cuccioli. Voi cosa mangiate di buono questa sera? Io petto di pollo arrostito e verdure grigliate. Per i miei bambini invece insalata verde e polpettine. Ecco qua, puliamo le mani, io non sopporto le mani sporche. Controlliamo di nuovo le nostre verdurine, ok. Devo dire che queste verdure cuociono davvero in un baleno. Ora facciamo una grigliata di zucchine. Ora lasciamo cuocere le nostre zucchine. Ora condiamo il primo strato di melanzane con un pizzico di origano, un filo di olio e una lieve spruzzatina di aceto. Ecco qua. E le lasciamo macerare. Diamo un'occhiata anche alle nostre zucchine. Anche queste hanno un bellissimo aspetto. Ne potete mangiare a volontà e non creano nessun danno alla nostra salute. Ed anche i nostri peperoni si stanno grigliando. Per i peperoni ci vorrà un po' più di tempo, ma il loro sapore è davvero spettacolare. Eccoci qui, carissimi amici, finalmente ce l'abbiamo fatta. Le nostre verdure grigliate sono pronte. Spero con tutto il cuore che questa ricetta vi sia piaciuta davvero. Me lo auguro. Se questa ricetta vi è piaciuta, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale.
Ecco a voi le nostre verdure grigliate. Un piatto semplice e genuino, ottimo da accompagnare con carne, pesce e anche del formaggio, perché no? Spero davvero questo piatto vi sia piaciuto. Me lo auguro davvero con tutto il cuore. Vi abbraccio e alla prossima. Un bacio. Ciao!